Homeless, chi sono e come si interviene sui territori della città metropolitana di Torino. Questo è il titolo dell'incontro avvenuto mercoledì 13 febbraio a Palazzo Cisterna, dove sono stati presentati i risultati di una ricerca che punta a conoscere nel dettaglio il profilo di questi invisibili e anche le migliori pratiche per affrontare il fenomeno. Non solo Torino ospita gli homeless, anche il territorio della città metropolitana ne ha un numero consistente. Ma non è facile sapere quanti e chi sono, perché ovviamente i senza fissa dimora sono soggetti che sfuggono alle normali fonti di censimento. Abbiamo sentito l'esigenza di capire il profilo di queste persone e per poter poi ovviamente capire meglio quali siano le azioni più opportune da portare avanti. Città Metropolitana è presente, ha voluto fortemente ed è presente in questi due studi ed è disponibile ovviamente a collaborare anche con la Regione Piemonte, così come a livello nazionale, per cercare di portare delle azioni veramente concrete sul nostro territorio. Già nel 2017 un'indagine ricognitiva commissionata dalla città metropolitana aveva permesso di censire sul territorio 101 strutture tra dormitori, social housing, mense e ambulatori sociali. 36 servizi sociali impegnati quotidianamente con utenza homeless, oltre 50 i comuni interessati dal fenomeno e più di 30 quelli che concedono la residenza anagrafica in una via fittizia per permettere ai senzatetto l'accesso alle prestazioni sociali e sanitarie. 550 i senza dimora censiti. Torino e altri comuni della cintura sono tra i comuni che danno una residenza fittizia alle persone senza dimora. Quindi il comune di Torino, per esempio, differenzia le vie della casa comunale 1, 2 e 3 e quindi sono andata a verificare le persone senza fissa dimora come sono posizionate nella graduatoria per l'ottenimento della casa popolare e si è visto che sicuramente alcune persone hanno ottenuto la casa popolare, ma il profilo di disagio non è solo abitativo, ma anche economico e sociale, per cui in realtà all'interno della graduatoria, non solo alta, ma quella totale, vediamo la presenza di homeless. L'indagine ha avuto oggi un secondo step che punta a conoscere più nel dettaglio il profilo di questi invisibili e anche le migliori pratiche per affrontare il fenomeno. Abbiamo rilevato che gli homeless presenti sui territori metropolitani torinesi sono aumentati di circa il 20%, quindi circa un 110 unità in più rispetto al 2017. Chi sono gli homeless presenti sul territorio metropolitano torinese? Allora, abbiamo individuato essenzialmente tre profili. Il profilo più classico, quello dell'homeless che è in transito sui territori e che non rientra in percorsi di presa in carico. Un secondo profilo che invece è quello che ha fragilità di base e quindi ha dimestichezza a rivolgersi ai servizi e che entra in percorsi strutturati di assistenza che non sempre sono risolutivi e il profilo, quello che è più interessante, che è quello legato alle nuove povertà, vale a dire persone che vivono una vita del tutto normale, che a causa di un evento scatenante, che può essere il divorzio, può essere un lutto, nella maggior parte dei casi la perdita del lavoro, non riescono più a mantenersi un'abitazione perché non hanno ad oggi delle reti di supporto adeguate e ci troviamo in una congiuntura economica molto difficile.